E buonasera ad Alfonso Bonafede, parlamentare del Movimento 5 Stelle, nonché possibile ministro della giustizia del governo ormai inalterato. Da questo punto vi devo leggere le ultime notizie che sono, vuol dire, dicevo prima che questa giornata, anzi tutti questi giorni ci hanno abituato a un colpo di scena, a colpi di scena continui, quindi... Direi di sì. Allora, io intanto... Ah, e Marcello Sorgi. Buonasera a Marcello Sorgi, che tutti i nostri telespettatori conoscono. Allora, questo lo leggo, facciamo commentare. Prima l'ultima agenzia arrivata da Bonafede e poi anche da Marcello Sorgi. Che... Allora, l'ultima agenzia che mi hanno appena portato dice che Movimento 5 Stelle e Lega sarebbero al lavoro per riproporre lo schema del governo del cambiamento. I contatti tra le due forze politiche sono costanti. Oggi c'è stato un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, accompagnato da Giorgetti. A quanto apprende la DN Cronos, si starebbe cercando di ricompattare quel governo che vedrebbe presidente del Consiglio Conte, però questa volta senza il professor Paolo Savona al Ministero dell'Economia. E poi c'è la Giorgia Meloni che dice: noi siamo stati critici perché arrivati insomma all'ultimo momento, che non ci hanno coinvolto dall'inizio in queste trattative, ma adesso siamo disponibili a rafforzare quella maggioranza con Fratelli d'Italia. Che succede? Ma diciamo innanzitutto che queste sono voci che circolano nei corridoi del Parlamento. Comunque, ma c'hanno un riscontro oppure no? Io posso dire qual è la posizione del Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo rimasti male per il fatto che non è partito due giorni fa il governo del cambiamento, lo abbiamo detto pubblicamente. Ad oggi noi riteniamo che ci siano soltanto due strade: o si torna al voto il prima possibile, oppure se si apre uno spazio per poter riproporre la proposta di governo che avevamo portato avanti con quel contratto di governo che possa configurarsi appunto come il governo del cambiamento, che ma poi senza i cittadini Paolo chiedono. Savona, però, perché quella sarebbe queste la condizione sono per mettere a dettagli... Sergio Mattarella di naturalmente dire sì. Allora, questi sono dettagli che chiaramente, ripeto, circolano. Beh, non è un dettaglio. Circolano queste voci, però quello che voglio spiegare una volta per tutte ai cittadini che ci seguono da casa è che noi non ci siamo impuntati su un nome, noi ci siamo impuntati su un obiettivo, e l'obiettivo era il cambiamento, e quel cambiamento che i cittadini hanno chiesto il 4 marzo può essere raggiunto soltanto se c'è all'economia una persona con un profilo autorevole che possa andare in Europa a fare gli interessi degli italiani, perché tutto il contratto del cambiamento che noi abbiamo portato avanti lavorando giorno e notte era basato proprio sul fatto di poter recuperare dei margini di spesa in Europa. Quindi non è che noi ce l'avevamo con un nome, perché guardi, l'unica cosa che non si può dire è che ci siamo impuntati su nomi. Beh, oddio, o poltrone, perché sul professor Savona è saltato il governo, perché Mattarella ha detto chiaramente io avevo messo un un solo no. Sì. Quello. Sul resto io avevo secondato tutto, compresa la nomina a premier del signor Giuseppe Conte, che nessuno perfetto, conosceva. Però era un no. Non alla persona per inidoneità della persona stessa, certo. Era il profilo che non piaceva al Presidente della Repubblica. Il fatto che avesse assunto ultimamente le posizioni antiche, che per noi era abbastanza importante. Ora, se ci saranno dei margini per poter riproporre il governo del cambiamento, vedremo come e quali saranno gli sviluppi. Diciamo che era più condizionante per Salvini che per voi quella presenza. Cioè non sarebbe corretto nei confronti di Salvini e nei confronti degli italiani, a cui abbiamo dato una comunicazione precisa. Noi ritenevamo che quel profilo fosse il profilo adatto a portare avanti con autorevolezza gli interessi dell'Italia. Perché altrimenti, glielo dico, tutti gli obiettivi che ci sono nel contratto di governo possono essere raggiunti soltanto se si riesce, ripeto, a recuperare qualcosa in Europa. Ma... e sembrava che qualcosa si stesse muovendo. Avevamo già ricevuto la telefonata del presidente Macron, l'aveva ricevuta il professor Giuseppe Conte, che aveva detto siamo contenti di lavorare insieme, non è che però questi sono segnali di un'Europa
che sta cambiando e in questo cambiamento l'Italia può avere un ruolo da protagonista. Allora, senti, non ha detto, per una questione di coerenza, temporale, possiamo partire dal no euro. Però poi perché ci questo dice è stato certo, perché poi quella è stata una conseguenza. Sì. Nessuno nel contratto di governo ha parlato di uscita dall'euro. Non ne abbiamo parlato nemmeno noi durante la campagna elettorale e nemmeno dopo il voto. Anzi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, uscendo dai colloqui col Presidente della Repubblica, continuavano a dire che l'Italia avrebbe mantenuto la posizione storicamente assunta in Europa. Allo stesso modo, Giuseppe Conte, andando dal Presidente Mattarella, ha dato piena garanzia del fatto che l'Italia non sarebbe uscita dall'euro. Allora... E lo ha detto anche pubblicamente. Ora, dopodiché, allora perché avete scelto come nome per no, il Ministero dell'Economia? Le dico anche un'altra cosa. Un economista molto importante, il professor Savona. Il professor Savona, quando ha incontrato Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ha dichiarato la propria disponibilità a fare il ministro a condizione che non gli venisse chiesto di uscire dall'euro. Ora, io posso capire che il Presidente della Repubblica aveva delle perplessità, visto che in passato il professor Savona era stato critico. Però questo non ma era... Ma anche nel presente, perché non... c'è un suo libro. Sì, era stato critico, ma questo non è sufficiente di fronte a dire un no alla partenza del governo dal nostro punto di vista, considerando che erano state date tutte le garanzie, perché si diceva l'Italia non uscirà dall'euro. Più di dirlo non potevamo fare nient'altro. Se adesso si tornasse indietro, diciamo, vuol dire che comunque ci avrebbe avuto ragione il Presidente della Repubblica, perché se davvero si tornava, perché naturalmente è tutto da vedere. No, ma noi, la nostra posizione nome, è sempre dico, stata la stessa, cioè non vogliamo uscire dall'euro. E ripeto, il professor Savona è oggi un economista autorevole che è stato critico rispetto all'Europa, come possiamo dire che lo siamo stati tutti una volta nella vita. Critico lo sono tutti e tutti vogliono che si arrivi a una modifica dei trattati, tutti dicono che questa Europa non va bene, cioè non era solo questo. Tutti quanti. È la vera novità del governo. Uscire dall'euro è tutta un'altra questione. Sì, ma perché dobbiamo parlare di un argomento di cui noi non abbiamo parlato? Perché la vera novità di questa Terza Repubblica è che c'è un contratto di governo, cioè ci sono due forze politiche che piuttosto che parlare dei ministri, delle poltrone, come si faceva al solito, tipo nel patto del Nazareno, qui invece siamo partiti dai temi e siamo stati 8 giorni, giorno e notte, a lavorare sui problemi dei cittadini, dal reddito di cittadinanza, per quello che mi compete, in giustizia, l'anticorruzione, la semplificazione del processo civile. Ora, lì non si parlava di no euro. La mancata restituzione di 250 miliardi di euro di debito nella prima bolsa, poi in quella definitiva no, ma nella prima c'era. Per cui qualche dubbio viene. No, non c'è alcun dubbio, perché la bozza, quando è uscita fuori, era ancora, noi a quel punto non eravamo nemmeno arrivati, quindi era una bozza totalmente provvisoria, tant'è che la volontà politica delle due forze politiche viene fuori esplicitamente, in maniera chiara e netta, perché non c'erano equivoci, nel momento in cui noi pubblichiamo e facciamo votare anche i nostri iscritti la bozza definitiva. Senta, e in quella non c'era riferimento all'euro. Però per cui tutti hanno pensato che comunque si poteva creare un serio problema con l'Europa è che questo vostro contratto costava un sacco di soldi, cioè 100-120 miliardi è stato stimato, e non avete mai spiegato da dove sarebbero stati presi tutte queste risorse, tranne parlando di finanziamenti in deficit. Allora, chiaramente l'Europa a un certo punto ci avrebbe detto, visto che ci siete inguaiati col debito pubblico fin qua, voi queste spese non ve le potete permettere, quindi non c'era bisogno che venisse scritto usciamo dall'euro, cioè che fosse, come dire, facesse parte forzato, del vostro programma. È molto forzato, si sarebbe potuto arrivare a uno scontro frontale con l'Unione Europea sulla base del fatto che 120 miliardi non ce l'abbiamo. È molto forzato come ragionamento. Lei dice
se non vi davano i soldi uscivate dall'euro. Nessuno ha detto questo perché cioè venivamo in qualche modo diciamo messi perché ci sono stati tanti paesi che hanno chiesto un margine di spesa in più e che hanno ottenuto quei margini di spesa e hanno permesso alla loro economia di viaggiare a una velocità più alta rispetto a quella italiana. Noi dobbiamo uscire da questo complesso di soccombenza rispetto all'Europa o alla Germania, perché questo poi ci porta ad essere maltrattati quotidianamente da un commissario europeo tedesco che dice che i mercati ci insegneranno a votare. Cioè questo, noi dobbiamo uscire da questa idea dell'Italia sempre che come fanalino di coda. Però lei conferma che i soldi sarebbero stati fatti, i finanziamenti sarebbero stati fatti. Io le dico che c'era una parte che poteva essere recuperata dalla spending review, e non parliamo di poco, perché è stato stimato un minimo di 50 miliardi. Dopodiché c'era una serie di interventi che avrebbe portato anche al rilancio dell'economia, perché l'investimento chiaramente permette all'economia di girare a più alta velocità, ma c'è anche il discorso di cercare di avere dei margini per gli investimenti in più dall'Europa. Allora, rapidamente, perché poi le voglio far vedere dei sondaggi, voglio far vedere anche a Marcello che abbiamo fatto oggi, che vi riguardano direttamente. Invece sull'impeachment che ci dice? È stata sbagliata alla fine precipitare verso la richiesta? Innanzitutto constatando che non ci sono i numeri, abbiamo fatto un passo indietro, e non le nascondo che quando credi in un progetto, come noi abbiamo creduto in quel progetto, e quando ti carichi degli sguardi e delle speranze dei cittadini che ti incontrano per strada e ti dicono forza che ce la fate, forza che ce la facciamo, quando vedi che finalmente è riacceso l'entusiasmo per la politica negli sguardi dei cittadini, allora poi se vedi che una scelta che tu non condividi, perché siamo liberi di non condividere una scelta, è stata quella del Presidente della Repubblica, ti impedisce di sbloccare qualcosa che finalmente stava per partire, ti arrabbi e magari hai una reazione. Però questa è un'arrabbiatura. Arrabbi e magari hai una reazione che può essere anche eccessiva. Però le voglio dire, la finalità dell'impeachment non era grave, era semplicemente quella. Mi scusi, mi faccia finire, perché i cittadini non sanno che non si può parlare in Parlamento dell'operato del Presidente della Repubblica. Io la scorsa legislatura sono stato richiamato da Luigi Di Maio, che presiedeva l'Aula, perché a un certo punto ho accennato al comportamento dell'allora Presidente Giorgio Napolitano. L'unico modo che permette al Parlamento di discutere dell'operato del Presidente della Repubblica è l'articolo 90 della Costituzione. Quindi abbiamo pensato a quella opzione come la possibilità di parlamentarizzare una crisi che altrimenti rischiava anche di... Quindi è stato un errore, però, alla fine, ce lo dica esplicitamente, che per comunque l'abbiate pensato... Lei lo considera oggi un errore che avete fatto? No, ma il passo indietro è stato fatto. Non è stato un errore pensarci come strumento di parlamentarizzazione. Ci siamo presi qualche giorno in più per però pensarci... Però se io dico... Scusi questo, se io dico... Però ripeto, non era una questione di... Scusi un attimo. Se io dico che il Presidente Mattarella è uno che ha fatto attentato alla Costituzione o alto tradimento, come faccio il giorno dopo a tornare dallo stesso personaggio che ho accusato di essere responsabile di attentato alla Costituzione e di altro tradimento, e dire senti, perché non riapriamo la trattativa, perché no, per noi sei credibile? Cioè, no, c'è quello... un salto logico notevole, no, perché... quello... o quello è un attentatore della Costituzione, traditore, oppure è un presidente credibile con cui noi si può non trattare. Noi non abbiamo mai parlato in questi termini dell'operato. Non abbiamo mai parlato in questi termini dell'operato del Presidente della Repubblica. Luigi Di Maio ha chiarito che secondo noi la scelta che faceva il Presidente Mattarella in quel momento, e questo lo ribadisco, non rientrava nelle prerogative del Presidente della Repubblica, perché si trattava di dare un indirizzo politico. Quel potere di indirizzo politico il Presidente Mattarella non ce l'ha. Detto ciò,
stavamo valutando voi. Se l'articolo 90 poteva essere il modo per permettere al Parlamento di affrontare questo argomento, che era quello di una scelta importante. Ma si trattava di una scelta importante. Ma l'articolo 90 cosa dice? Che il Presidente può essere attaccato solo per quei due casi lì, attentato alla Costituzione o altro tradimento. Perfetto, io però... l'articolo 90. Sto chiarendo semplicemente che era un modo per permettere al Parlamento di discutere di una scelta importante del Presidente Mattarella, una scelta che secondo noi era fortemente sbagliata. Non dimentichiamo che qui avevamo due forze politiche che si sono presentate rappresentando 17 milioni di cittadini con una lista di ministri, con un candidato premier. Fatti passare tutti tranne uno. A quel punto... l'unica obiezione è il ministro dell'economia attraverso cui passa tutto il cambiamento in un equilibrio mi scusi molto difficile. Anche in altri governi è stato, diciamo, come in altri governi il ministro dell'economia, glielo dico chiaramente, perché i casi che sono conosciuti alla cronaca sono casi in cui il Presidente della Repubblica, giustamente rilevando delle inidoneità, come il caso in cui nella lista dei ministri c'era come ministro della giustizia Previti di Berlusconi, il Presidente della Repubblica dice, io sto parlando dell'economia. Casi non ufficialmente noti. No, come noto? Il caso di Renzi. Il caso del governo Renzi Padoan lo ha voluto Napolitano molto più di quanto non l'avesse voluto. Nel caso di Renzi... Il candidato era un altro, quindi è recentissimo. Sì, queste sono quello che è venuto più fuori in quel caso, quello che è emerso maggiore forza, era il ministro della giustizia Gratteri, in cui Napolitano disse, essendo un magistrato in funzione, io non voglio... Dopodiché, ci sono situazioni e situazioni e vanno valutate nel momento politico in cui si vive. In quel momento Renzi andava da Napolitano essendo un presidente del Consiglio incaricato che veniva fuori dal nulla a distanza di tanto tempo dalle elezioni che c'erano state. Qui abbiamo due forze politiche che rappresentano 17 milioni di cittadini che si sono presentate, ripeto, pronte per partire, scrivendo nero su bianco quello che vogliono fare. Allora, io le voglio chiedere questo solo, che siamo proprio in chiusura. Lei non pensa che alla fine questa alleanza con Salvini a voi, in un modo o nell'altro, ha avvantaggiato lui e danneggiato voi? No, perché lui comunque è cresciuto molto in questi dal 4 marzo a oggi e non è stato, almeno secondo i sondaggi, che poi possono essere pure tutti fallaci, perché non è che sondaggi. C'è un po' come la sensazione che alla fine chi ci ha guadagnato è stato soprattutto Salvini, perché voi vi siete anche alleati. Allora, in questo più che di un'alleanza, perché non c'è stata una vera contratto di governo. Posso dire che noi abbiamo agito costantemente per il bene dei cittadini, non ci interessa il fine elettorale, non ci muoviamo non mai col fine però elettorale, se Salvini no, perché riteniamo molto, che i cittadini poi quando vanno a votare guardano ai fatti e guardano che il Movimento 5 Stelle in questo inizio di Terza Repubblica non ha smesso mai di lavorare per dare un governo ai cittadini italiani, rispondendo a quella domanda di cambiamento. Potevamo andare al governo nemmeno una settimana dopo, bastava che Luigi Di Maio rispondesse al telefono a Silvio Berlusconi e non lo abbiamo fatto. Ogni volta che c'era da fare una scelta di coerenza l'abbiamo portata avanti nel rispetto dei nostri valori e del mandato che ci avevano dato i cittadini, e quindi siamo molto orgogliosi di questo. Poi i cittadini, al momento in cui si trovano a giudicare, giudicano lei, se bene. Se si tornerà presto al voto, la Lega ci tornerà alleata del Movimento 5 Stelle, cioè farete un'alleanza insieme oppure... Ma fare valutazioni di questo tipo è su. Assolutamente prematuro. Il Movimento 5 Stelle andrebbe avanti per la sua strada, mirando questa volta a raggiungere ieri 40%. Sera, ieri sera ho sentito Di Battista dire in televisione che il contratto di governo, qualora non si realizzasse il governo, potrebbe essere una base buona per un'alleanza. Stavo infatti dicendo proprio questo, che il contratto di governo è stata... Io ero seduto a quel tavolo, è stata sicuramente un'esperienza positiva, non le nascondo che avevo qualche pregiudizio prima di sedermi a quel tavolo, poi ho trovato degli interlocutori seri e sicuramente quella è una base su cui lavorare in futuro, vedremo in che modo e vedremo, però adesso il Movimento 5 Stelle, se si dovesse andare al voto, andrebbe per la sua strada. Ecco, un'ultima domanda, ma davvero...
poi magari non sarà perché invece si fa il governo politico oppure va in tutto in un altro modo, ma non vi preoccupa un po' il fatto che è stato adombrato oggi di riportare gli italiani al voto il 29 luglio? Perché l'astensionismo, ma mica lo volete fare voi, dico... ipotizza questa data che potrebbe far crescere moltissimo l'astensionismo. Sì, però noi abbiamo fatto di tutto per non andare al voto e adesso se si deve andare andare al voto ci si deve andare perché l'alternativa di un governo Cottarelli che parte senza avere nemmeno un voto in Parlamento, nel paradosso di un Parlamento con una maggioranza già esistente, è chiaramente una soluzione che porterebbe a tenere ancora nel limbo e nell'incertezza l'Italia, con grave rischio anche dal punto di vista degli investitori, perché dobbiamo uscire da questa idea per cui gli investitori sono nemici dei cittadini italiani. Dico nel mio settore, se io fossi diventato ministro della giustizia, uno dei primi obiettivi sarebbe stata l'anticorruzione. Gli investitori sono felici di sapere che si fa una riforma anticorruzione nella pubblica amministrazione italiana, perché possono tornare a investire e nello stesso tempo i cittadini italiani sanno finalmente, i cittadini onesti, che lo Stato è dalla loro parte, quindi usciamo dall'idea. D'altronde ci avevano detto che eravamo noi a creare lo spread, Beh, certo, c'è tra un'instabilità politica tale. E c'è un'instabilità che però che non abbiamo creato noi, perché noi oggi potremmo avere un governo molto stabile, con obiettivi molto precisi. Grazie. Alfonso Bonafede, vedremo poi se diventerà a questo punto ministro della giustizia, se davvero si riandrà verso una politica. E speriamo comunque di riaverla qui. Grazie. Allora,